numerosi, pubblico diciamo, di questa bella occasione di presentare la nuova stagione 2024-2025. Allora, abbiamo organizzato la presentazione in modo strutturale per essere più agili, più veloci, non soffrire il caldo, anche se oggi ha piovuto e c'è un po' di umidità. Chiamerei subito in palcoscenico il sindaco di Chiasso, Bruno Allegroni, per un saluto al nostro pubblico. Grazie. Pronto? Sì. Devo rifare l'entrata? No! Grazie della vostra presenza, è sempre un piacere così essere qui alla presentazione del programma annuale del Cinema Teatro. Quest'anno è la prima volta che mi capita di parlare in qualità di capo di Castero, so che mi annoiavo a fare il sindaco, mi sono preso anche la cultura, che non c'era una gran fila dietro di me, devo dire, però è sempre qualcosa di nuovo, di interessante, no? Cosa posso dire? Volevo solo un paio di osservazioni, poi lascio lo spazio al programma. Il nostro obiettivo, l'obiettivo è quello di mantenere quello che si è raggiunto negli ultimi anni, che è la cultura, il centro culturale, il cinema teatro, spazio officina, il Max Museo, la biblioteca, hanno raggiunto per noi un ottimo livello e anche la presenza del pubblico è sicuramente interessante. Possiamo sempre fare di più, ecco, se abbiamo un obiettivo è quello di aumentare gli abbonamenti, che parte stasera, quindi se chi vuole staccare l'abbonamento è sicuramente ben voluto, e dall'altro vogliamo anche mantenere, come negli ultimi anni, un programma che vada a raggiungere il maggior numero di persone, di tipologie di pubblico, dai differenti giovani ai più giovani, e che possa così vendere ancora la nostra immagine all'esterno di Chiasso, come è stato negli ultimi anni. Noi abbiamo anche molta gente in subrica che viene ai nostri spettacoli e questo ci fa molto piacere. Il 25 sarà per il comune un anno difficile, ma non solo per il comune di Chiasso, sarà soprattutto per i cosiddetti comuni polo. Ieri, tra parentesi, eravamo dal Consiglio di Stato, in quanto sono state emanate molte misure a favore delle aziende, a favore delle persone fisiche e giuridiche, di sconti fiscali, ma cosa succede? Quelli che incassano di meno sono il comune, quindi anche lì abbiamo un po' fatto alcune rimostranze, ci hanno assicurato che ci saranno delle piccole compensazioni, però ecco, avremo un budget per l'attività di tutto il comune l'anno prossimo un po' più ridotto o più difficile da valutare. Questo cosa succede? Che bisognerà fare qualche piccolo aggiustamento, qualche piccolo sacrificio. Chiaramente la cultura è la prima cosa che viene presa in considerazione, però quello che posso assicurare è che anche il programma che metteremo in piedi quest'anno è un ottimo programma. Cercheremo di risparmiare qualche soldino magari sulla pubblicità o su da qualche altra parte. Ecco, questo solo per dire un po' della situazione economica, ho già parlato troppo. Ripasso la parola a Rolando, vi ringrazio per la vostra presenza e speriamo in un anno fortissimo. Grazie a tutti. Come ogni anno,